Ciao a tutti ragazzi, sono Luke e benvenuti in questo nuovo video in Minecraft. Allora, devo dirvi un paio, 3, 12, 14 cose. Come vedete in alto a sinistra c'è Day, Score e XP, vi spiegherò dopo a cosa servono. Ho creato un mondo veloce in Creative per farvi vedere. E qua ho trovato una torre. Dentro questa torre ogni piano ci sono dei dungeon, delle chest. Ottimo, già mi sa che avete capito di cosa si tratta. Poi qua sotto dovrei aver trovato un altro dungeon, vi faccio sentire solo i rumorini. Ecco, però si vede male, si vede tutto buio. Vabbè, sì, è il dungeon dei nanetti, lì. Vi ricordate la Better Dungeon? Ma oltre alla Better Dungeon ci sono altre due o tre mod che fanno, spawnano altri dungeon, eccetera. Troveremo navi e tante altre cose. Ecco i telechi nanetti. Ecco i telechi. Ciao! I limoni. Guardateli. Vabbè, c'è anche la Mo Creatures e soprattutto c'è una mod che a voi piace molto e ha molta richiesta. Mi avete chiesto in tanti se tornavo a fare una serie del genere. Ebbene sì, ragazzi, vi accontento. Torno a fare questa serie. È un po' diversa da quella che credete. Ma vi ricordate la vecchia Millionaire? Tanti la rivolevano. Allora ragazzi, vi accontento, torniamo nella Millenair. Ho trovato un villaggio, ecco tiro lì. La Millenair. Guardate, poi la Mo Creatures ha aggiunto un sacco di roba, ragazzi, un sacco di animali nuovi, guardate. Quanti tipi di cavalli, ci sono i cavalli che camminano a due zampe, di notte spawnano cavalli scheletri, ci sono gli zombie a cavallo, ci sono i cavalli del Nether con i pig zombie a cavallo, un sacco di roba, ragazzi. Si possono craftare gli acquari per i pesci. Esseri volanti neri, non lo so, ragazzi. Cioè, un macello. Un macello. Comunque, sto giocando. Molti di voi la conoscono. Nella Yogbox. Chi non conosce la Yogbox è un pack. È un mod pack, ossia una collezione di mod. Tutte racchiuse in un unico pacchetto. Che si trova nella Technic Pack. Scaricabile. Vi metto il link in descrizione. Si può giocare solo per i premium, ragazzi. Per gli SP. Ci sono i metodi, ma io purtroppo non posso dirvi come si fa, perché è il regolamento di YouTube. E cosa volevo dirvi? Se volete la serie, mettete pollice in su, la comincerei su. Anzi, la comincio subito. Poi se vi piace, bene, se non vi piace, bene lo stesso. Ah! Sì, perché ragazzi, io voglio rigiocare dentro la Yogbox. Non ci ho mai giocato. E sono sincero, la Technic, ho giocato la Technic Pack con i macchinari, eccetera, ma adesso. Non è che voglio allontanarmi dai macchinari, ragazzi, ma finché non aggiornino tutte le mod e tolgono un po' di bug, io non perdo più ore ed ore a fare i macchinari che poi si buggano da un momento all'altro e mi girano le cosiddette scatole di scarpe. Che ne dicete? Preferisco giocare tranquillamente qui e fare avventura, andare a esplorare i dungeon, nella mille, nel portare i materiali a sti quattro babbi. Poi dentro questo pacchetto, ragazzi, ci sono tante altre mod, c'è la My Colony, per chi la conosce, posso costruirmi io un villaggio. E la gente lavorare per me, un sacco di bella roba. C'è la Towncraft. Comunque, disconnect. Vi spiego giusto le basi per poi iniziare la serie nel prossimo episodio. Allora, single player, cancelliamo questo qua in creative. Crea new world. Lo creiamo giusto per farvi vedere. Poi magari creiamo un altro nuovo mondo. Ragazzi, non c'è too many items. Non c'è la Ney, non c'è nulla. Guardate, vi faccio vedere. Anche se premo la O, niente. Una cosa importante, ragazzi, guardate cosa ci ha droppato. Un set di utensili in legno, un libro che sarebbe la crafting guide. Voilà, ci fa vedere le crafting, eccetera. Un'armatura in pelle completa. Uniche cose che ci droppa all'inizio. Tankete, tankete. Guardate sotto, abbiamo solamente tre cuori. Solamente tre cuori, ragazzi. I cuori si trovano o nei dungeon o in giro. Nelle chest. I cuori si possono anche racchiudere in determinati libri, eccetera, o chest, adesso non ricordo, devo ancora studiarmi bene queste mod, ve lo dico sinceramente, non le so usare ancora tutte. Io prima le studio, le imparo e poi ve le spiego a voi. E una cosa importante, guardate in alto a sinistra, day sarebbero i giorni trascorsi in Minecraft, score il punteggio e l'XP l'esperienza. Ossia, noi ogni volta che ammazziamo un mob, vi faccio vedere, o cattivo o buono che sia, saliamo di esperienza e punteggio. Vi faccio vedere. Vieni Kiwi.
crepia. Ok, guardate, 2 di esperienza su 10, score 9. Una volta che si sale di livello ci aumentano i cuori, di un cuore alla volta, però più saliamo più è difficile raggiungere molti cuori. Vedete come saliamo di coso. E che dirvi ragazzi, che dirvi. Poi ci sono tante altre cose da dire, ma non riesco tutto in un video, dovrei proprio iniziare un let's play, cominciare da zero e cominciare a giocare. Che ne dicete ragazzi? È più, mi sembra una cosa divertente anche perché siamo in estate, macchinari, stare lì a sudare al caldo. Per poi vedermi un bug davanti e ricominciare un mondo mi girano i coglioni, lo dico proprio così, papale papale. Preferisco farmi un'avventura. E nello stesso tempo accontentare tutti quelli che volevano che io tornassi nella Millenar, alla vecchia Millenar. Hanno aggiunto un sacco di animali in più, hanno aggiunto addirittura, ragazzi, le armature per i cavalli, roba del genere, sì, troppo bello, uè. Cavalli che camminano a due zampe, li ho visti ieri, mentre giravo in Creative e mi hanno fatto pisciare sotto dalle risate. E una cosa importante ragazzi, voi vedete i punteggi, vedete i 3 cuori, voi direte Luca ma se uno muore si ricomincia da capo, no vi faccio vedere, vediamo se riesco a suicidarmi, intanto sono solo 3 cuori. Una volta che si muore l'inventario non lo perdiamo, dai ancora un cuore, ok, anche te, guardate, abbiamo tutto il nostro inventario, non si perde nulla. Però si azzerano qua sopra in alto a sinistra, si azzerano tutte le statistiche. Si ricomincia dal giorno 0, si ricomincia con l'esperienza e si ricomincia con i cuori, eccetera. Direi un'ottima cosa, anche perché se io dovessi morire, sì, si azzerano tutte le statistiche, ma almeno non perdo tutto l'inventario, anche se muoio nella lava, per dire. Non dovrete subirvi me che mi ricrafto la roba, che vado in giro a ricercare la roba, no. Proprio un'avventura vera e propria. Costruirò, per cui costruirò lo stesso. Perlomeno la casa devo farmela, no? Che ne dicete, ragazzuoli? Che ne dicete? Mi sembra una cosa carina, no? Vi ripeto, è la Yogbox. Non ho mai giocato nella Yogbox. L'ho sempre sottovalutata, ma questa versione, cioè, l'ho provata e mi sembra veramente bella e divertente. Speriamo non ci siano bug o cose del genere, ragazzi. Speriamo veramente. O perlomeno speriamo che se mi costruisco una casa, quelli della Millenar non mi facciano spawnare un villaggio sulla mia casa, come è successo più volte. Rischio. Me la rischio. Ciao Flipper! Flipper! Ciao, e oh. Madonna che volo che le gufette. Sì, perché i delfini ti fanno salire in groppa, ma non sono ammaestrati. E ci lanciano. Fammi fare un giro con te che ti voglio bene. Dai. Dai, Flipper. Flipper! Perché non riesco a salire? Dai, andiamo, andiamo! No! Ma chi cazzo è che mi sta picchiando? Ah, un piranha, uè! Un piranha! Dove è andato? Vabbè, ragazzi, questa è la Yogbox. Questo è l'inizio della nuova serie. Comunque, vi dico in anticipo che continuerò la serie con mia moglie. Se riesco oggi carico un video. Continuerò, se riesco, la serie in multiplayer. Quella con la Tech Kit, ma ho già riscontrato un paio di bug, per cui adesso vedo se continuarla o stopparla al primo episodio, perché sennò è inutile spendere ore e ore episodi per poi farvi vedere tutti i bug. Speriamo che quel bug che ho trovato sia una cavolata. Comunque sia, continuerò anche quella e continuerò tutti i video cazzeggio, video di pesca, Battlefield, COD, Xbox, PlayStation, patatine fritte, biglie. Continuerò tutto, ragazzi. Tutto con calma. Tanto siamo in pieno agosto. E quelli più che altro sono video cazzeggio. L'importante è che vado avanti con le serie. E poi sappiate una cosa, ragazzi, che io ho cominciato un sacco di serie, è vero, ma le ho tutte stoppate. Non sono mai riuscito a finire una serie. Ma sappiate che non è mai stata colpa mia. Una volta, solamente una volta perché ho cancellato il mondo senza farlo apposta. Tutte le altre volte per colpa dei bug in Minecraft. Perché io non lo chiamo più Minecraft, ma lo chiamo Bugcraft. Eh? Che bel nome, uè. Ciao, Vacallo. Ragazzi, sono tornati i Vacalli. Poi non c'è la EE, ragazzi. Non c'è l'anello per volare. Non c'è too many items. Per cui, per andare a esplorare, mi servirà qualche Vacallo. Per forzica. Per forzica. Che dirvi? Da Luke è tutto. Ciao a tutti. Oh scusa Vacallo, scusa. Vacallo.